E adesso, allora, come vi dicevo, abbiamo seguito con grande attenzione quel che è accaduto in Sicilia. Ieri, peraltro, Catania è stata davvero flagellata da piogge torrenziali, Piazza Duomo in centro si è praticamente trasformata, i catanesi non la riconoscevano, le strade del centro sembravano dei torrenti, c'è stata un'altra vittima. Allora, noi andiamo a Gravina di Catania. Claudia Antinoro, buongiorno, già ti vedo. Cosa puoi dirci? Buongiorno Monica, come potete vedere non sta piovendo, nelle ultime ore ha smesso di piovere, ma l'allerta rimane e rimane alta perché da stasera è previsto un nuovo peggioramento, giovedì e venerdì l'allerta dovrebbe ritornare rossa. Questa mattina infatti in prefettura a Catania ci sarà una riunione straordinaria alla quale parteciperà anche il capo della protezione civile Curcio. Noi ci troviamo a Gravina di Catania, che è un comune alle porte di Catania, proprio sulla strada dove ieri ha perso la vita un uomo di 53 anni. Secondo una prima ricostruzione era a bordo della sua auto, avrebbe avuto un incidente e scendendo dalla macchina sarebbe stato travolto e investito da un fiume d'acqua. Questa purtroppo è la seconda vittima di questa alluvione che ha colpito la Sicilia orientale nelle ultime 48 ore, un uomo a Scordia ha perso la vita sempre scendendo dalla macchina, è stato travolto ed è annegato, era insieme alla moglie che ancora risulta dispersa. Oggi a Catania, a Gravina, oggi a Catania, a Gravina di Catania, le scuole, gli uffici e i negozi rimarranno chiusi.